C'ho l'ultima domanda a Francesco. Ma io non ho fatto però la domanda... Giusto, giusto. A Carlo, perché lui non ha fatto a me la domanda. Io però la faccio da un po' da Carrarino, che voglio fare la rivoluzione, un po' il sovversivo, inteso che non ti faccio una domanda, ma ti faccio una considerazione. La considerazione è che ti voglio rivolgere un grande ringraziamento e un grande senso di gratitudine, intanto perché hai avuto la voglia e la determinazione di venire qua questa sera a parlare su questo palco con me, perché lui è venuto apposta da Milano, se non erro, dove eri. E fra l'altro devi anche andare via, perché domani mattina alle 9 hai lezione. Dove? Alla Bocconi. Alla Bocconi, ok. Quindi cioè, sappiate che Carlo è venuto apposta per essere qua per condividere questo momento insieme a me, insieme a tutti voi. Quindi ti volevo semplicemente non fare una domanda, ma dirti grazie per essere qua, e soprattutto anche perché sei per me la controprova e l'ulteriore dimostrazione che le persone che io stimo, le persone che hanno una grande sensibilità, una grande cultura, una grande intelligenza, che hanno una, direi, un'illuminazione in quanto esseri umani, hanno anche un'altra grandissima caratteristica, che è quella dell'umiltà, e ti ringrazio molto per questo. Perché se no non saresti qua con me e non sottolineeresti delle cose che vengono da un povero Cristo che è nato e cresciuto qua e che prova ad esprimersi con le canzoni. Io mi convinto sempre. Come? Mi convinto sempre. Vabbè, ma anch'io pensavo, non lo sapevo nemmeno io, lì per dire. Cioè... Ma infatti io non conosco il professore, l'ho conosciuto stasera, cioè... però conosco te e posso dire che questo concetto di umiltà vi accomuna particolarmente. Bene, mi fa piacere, grazie Davide, anche da parte tua la cosa è reciproca. Ti faccio sempre a dirla questa cosa, perché una cosa che detesto della contemporaneità è la spocchia e l'arroganza ingiustificata, che purtroppo fa parte dei nostri tempi. E questo tra l'altro rientra, se me lo permette professore, nel tema anche delle bufale, no? Perché il web, nella sua libertà di espressione, dà la possibilità di esprimersi, però dà anche la possibilità di esprimere anche di sparacchiare. Non c'ha niente da esprimere, la verità. Questo purtroppo è la verità, e non voglio essere discriminante nel dire questa cosa, ma è così. E quindi in automatico dà vita anche a tutto un atteggiamento d'arroganza e di spocchia che io detesto, e normalmente credo che le persone arroganti e spocchiose siano anche poco intelligenti, ecco. Ti voglio salutare, Francesco, con una domanda che forse non ti ho fatto mai, nemmeno a microfoni spenti. Sì. Hai fatto l'Eurovision Song Festival, abbiamo ricordato prima molti dei tuoi successi. Ecco, quando però la sera, alla fine di un concerto, si spengono le luci e vai in una camera d'albergo e sei da solo, pensi mai a Carrara? A cosa pensi in quel momento? Se non accendo la televisione, becco Cottarelli che sta predicando qualcosa. Cosa penso? Nel momento in cui si spegne l'applauso e sei in camera per conto tuo. Quando scende l'adrenalina, sì, perché la cosa più bella del mestiere che faccio io è che è questa grande forza intoccabile, ma che esiste, che improvvisamente ti accende, che è l'adrenalina, e sapete tutti cos'è. Quando poi ovviamente c'è un momento in cui ti scende, quando ti trovi in hotel davanti sul letto da solo, cosa penso? Penso a tante cose, però forse il pensiero più ricorrente è come sia poco importante dove sei, dove vai, perché alla fine dei conti devo andare a letto, è tardi. Andiamo Carlo. No, perché credo che c'era un, se non per fare una citazione un po' orientale, ma c'è un saggio orientale che diceva che ha girato mezzo mondo, ecco, e quando è tornato a casa si è reso conto che non si era spostato di un millimetro. E quindi a me mi succede un po' questa cosa, nel senso che quando giro, ed è bello girare, però poi quando sono da solo lì forse penso che non lo so, che una parte del mio cuore, per esempio, è qua, no? Perché qua nei profumi, è qua nella vista, è qua nelle sensazioni, è qua nella temperatura, è qua nell'umidità, è qua nel marmo, è qua nel sentire qualcuno, oh, adora! Cioè, capito? È qui, e quindi... Nelle sonorità del Penso quello, e penso che la cosa più importante della vita sia
la condivisione è il fatto di emozionarsi insieme a qualcuno, queste sono le cose che contano. Benissimo. Grazie a tutti, grazie di essere venuti e grazie soprattutto a Carlo Cottarelli. Grazie Carlo. Grazie Carlo. Dal Mandro Caffè, dal White.